chiacchierata, come se stessimo nel salotto di casa mia, quindi sentite liberi di condividere quello che volete. Allora, la prima domanda per te, Marco. Europe Assistance è una società che opera nel mondo dell'insurance, no? Molti la conoscono. A differenza di altre società che operano nel mondo dell'insurance, voi non avete contatti con i clienti soltanto nel momento del rimborso, ma in molti altri momenti. Ci puoi raccontare un po' nello specifico questa vostra peculiarità aziendale, come si trasforma poi su un impatto su un progetto di contattante di questo investimento? Sì, certo. Correttissimo. Europe Assistance è una insurance company, una compagnia di assicurazione, ma è soprattutto una società di servizi, in particolare una società che è l'assistenza. Europe Assistance è nata nel lontano 1968 fornendo servizi di assistenza sanitaria per persone all'estero, per persone lontane da casa. E l'assistenza fa un po' parte del nostro DNA, qualcuno la chiama la cultura aziendale. Noi eroghiamo assistenza e questo in azienda si sente tanto. Sappiamo che un cliente quando si chiama, visto che si parla di customer experience, un cliente quando si chiama è un cliente in difficoltà. Potrebbe essere nella coppia di emergenza di un'autostrada con la macchina in panne, può essere in qualche luogo sperduto nel mondo con problemi più o meno gravi di salute. Quindi anche l'interazione col cliente deve avere un particolare caring nei suoi confronti. Noi abbiamo delle centrali operative, le chiamiamo così, sono dei contact center, centrali operative, che lavorano 365 giorni all'anno, 24 ore al giorno e che devono mantenere la promessa assicurativa. E lo fanno stando sempre vicini al cliente, fornendo loro una soluzione e dando loro una esperienza positiva, che come dicevo prima non è proprio semplicissimo. Okay? Per questo, e questo lo dobbiamo fare a prescindere, diciamo, dal canale sul quale si contatta. Noi veniamo contattati via internet, veniamo contattati tradizionalmente via telefono, veniamo contattati via WhatsApp, veniamo contattati via chatbot, via voicebot, abbiamo differenti canali con i quali i nostri clienti si possono contattare. Tornando alla domanda, come la piattaforma di customer management deve supportare questo tipo, diciamo, di assistente? Noi abbiamo sempre ricercato una piattaforma che fosse disponibile, fosse una piattaforma raggiungibile, fosse una piattaforma multicanale e facile da utilizzare. Ottimo. Mi racconti com'è, voglio rimanere su questo tema. Cioè, voi riuscite a conciliare richieste di servizio molto diverse tra loro, no? Dall'assicurazione auto, dall'assicurazione a casa, l'assistenza sanitaria. Cioè, sono delle tipologie di servizi che sono completamente diverse l'una dall'altra. No? Come riuscite a conciliare questo all'interno della vostra struttura di customer management attraverso le tecnologie? Non ci sono. Sì, corretto. Vi ho detto prima, noi siamo nati con assistenza sanitaria per persone lontane da casa, per persone in mobilità. Abbiamo poi esteso il concetto di mobilità fornendo assistenza tecnica all'auto e poi, diciamo, più recentemente, anche se diciamo, ormai sono diversi anni, abbiamo completato la nostra offerta con servizi alla persona, servizi di assistenza alla persona e servizi di assistenza alla casa e alla famiglia. Sono delle tipologie di assistenza completamente diverse, con un ciclo di vita completamente diverso. Pensiamo per esempio ad un'assistenza all'auto. Un'assistenza, diciamo, all'auto è un'assistenza la cui interazione con il cliente può durare anche pochi minuti. E può essere completamente digitalizzata, cosa che facciamo.
perché possiamo sfruttare per esempio la localizzazione dello smartphone del cliente piuttosto che i dispositivi IoT presenti nelle macchine e che dialogano con i nostri sistemi. Noi oggi siamo in grado di erogare un'assistenza end-to-end, che vuol dire localizzare il cliente, capire che problema ha, identificare il fornitore più corretto per quella tipologia di assistenza, e ingaggiare il fornitore, mandare il fornitore sul posto e consegnare la macchina ad un'officina, tutto in modalità digital. Un'assistenza sanitaria invece è un'assistenza completamente diversa, è un'assistenza che può durare anche diversi giorni, qualche volta anche diverse settimane. Il cliente deve avere l'opportunità di contattarsi nel contesto della stessa assistenza su diversi canali, perché magari prima si contatta telefonicamente, poi noi lo contattiamo via WhatsApp, poi ci dobbiamo mandare dei documenti, poi dobbiamo contattare un ospedale in Thailandia piuttosto che in Sudafrica, dobbiamo contattare una compagnia aerea per un rimpatrio sanitario. Quindi sostanzialmente è un'assistenza completamente diversa dall'assistenza che vi ho raccontato prima. Come la piattaforma di customer management deve supportare questo tipo di differenti modalità di erogazione dell'assistenza, a me vengono in mente due parole: integrabilità, perché noi dobbiamo integrarci con diversi applicativi che sono preposti all'erogazione delle diverse tipologie di assistenza, e integrabilità, flessibilità, perché come credo avete capito il business dell'assistenza è un business estremamente dinamico, e un'assistenza non è mai uguale a quella precedente, credo che non succeda mai che un cliente abbia le stesse caratteristiche di un altro cliente, si trovi in una condizione analoga al cliente precedente, abbia delle esigenze uguali a quelle precedenti. Quindi per questo la piattaforma e tutte le nostre piattaforme devono essere in grado di supportare questa flessibilità. Cioè, per voi la personalizzazione by definition, nel senso che ogni cliente poi ha la sua situazione unica. Assolutamente. Mi racconti un po' meglio come la piattaforma di customer management invece vi aiuta, vi sta aiutando a raggiungere invece i risultati del business? Allora, prima di parlare di risultati di business, volevo farvi capire come la piattaforma di Contact Center per Europe Assistance è un asset fondamentale per implementare quelli che noi definiamo i nostri principi, le nostre linee guida aziendali. E qui chiedo all'aiuto da casa e ve li vorrei leggere, perché se sbaglio è quando torno a casa la terra mi dice. Quindi mi chiedo solamente il passivo. Allora, vi dicevo quanto è importante la piattaforma di Contact Center. Vi dico i nostri principi e poi vi chiedo di trarre le vostre conclusioni. Caring, creare prossimità ed empatia con i nostri clienti e le nostre persone, quindi anche le persone che nei contact center si lavorano. Available, fare in modo che i nostri clienti e le nostre persone possano raggiungersi comunque e ogni volta che ne hanno bisogno. Reliable, mantenere la parola, non deludere i nostri clienti, trovando sempre una soluzione. Easy to work with, essere semplici e veloci, sforzandosi di semplificare i nostri processi a beneficio dei nostri clienti e delle nostre persone. Credo di avervi trasferito come la cultura di Europe Assistance, come il contact center sia un mezzo con il quale noi riusciamo a trasferire sul mercato e sui nostri clienti i nostri valori. Ritornando al legame tra la piattaforma e il business, qui la parola è stata detta più volte, digitalizzazione. Noi abbiamo bisogno di digitalizzare i nostri processi, sia i processi di contatto con il cliente, sia i processi di erogazione dell'assistenza. Un altro punto fondamentale è artificial intelligence, che sia generativa o non generativa,
Noi abbiamo già diverse, diciamo, sperimentazioni in questo senso, sia nell'ambito, diciamo, processi rimborsuali, quindi quello che tecnicamente viene chiamato l'auto-adjudication, quindi la capacità di un, diciamo, di un robot di capire le richieste del cliente, analizzare i documenti che ci vengono mandati e sostanzialmente autoliquidare il cliente senza, diciamo, la necessità di un, come posso dire, di un intervento umano o solamente, diciamo, un intervento umano solo in fase di approvazione del rimborso. Stiamo facendo diverse sperimentazioni anche con, diciamo, la artificial intelligence generativa per produrre contenuti partendo dalle nostre term and conditions e avere anche in questo caso una piattaforma che out of the box è in grado di supportarti nell'introduzione dell'artificial intelligence. Credo che sia ormai un must per ogni piattaforma di mercato e lo stiamo vedendo. Forse anche dopo. Mi racconti come le persone operative hanno vissuto questo tipo di processo e in che modo poi è successo il progetto e questo tanto per questo? Sì, parliamo di change management, parliamo di capacità sostanzialmente di indirizzare un cambiamento all'interno di un'azienda, soprattutto in un ambito operativo. Noi ovviamente non siamo partiti da un green field, avevamo già una piattaforma di contact center che abbiamo personalizzato nel corso degli anni per andare incontro, per soddisfare quelle che sono le esigenze di business. Nel progettare la nostra piattaforma nuova, Genesis Cloud, abbiamo preso in considerazione due aspetti: l'aspetto del cliente, della customer experience del cliente, ma anche le esigenze delle nostre centrali operative, le esigenze operative, che sono altrettanto importanti. Per questo abbiamo coinvolto fin da subito i nostri colleghi delle centrali, abbiamo condiviso con loro alcune decisioni anche importanti da un punto di vista progettuale, perché io personalmente sono convinto che la resistenza al cambiamento esiste sempre. Non possiamo prescindere da questo fattore, quindi la chiave è quella di rendere le persone protagoniste e non spettatori del cambiamento. E noi questo l'abbiamo fatto coinvolgendo i nostri colleghi fin da subito, creando diversi contenuti informativi durante il progetto, facendo formazione anticipata, quindi quando ancora mancavano mesi e mesi alla messa in produzione della piattaforma, e abbiamo prodotto delle video interviste ai nostri responsabili delle centrali operative per fare in modo che fossero loro stessi a comunicare il beneficio del cambiamento alle loro persone. Ottimo. Un'altra domanda che volevo farti è questa. Anche voi avete fatto un dream team per fare questo progetto, la questione di sviluppare istanze, Comap, Genesis Professional Services. Mi racconti un po' come avete collaborato e come avete impostato il progetto. Sì, è vero. Nel Dream Team eravamo anche noi. Hai sorriso quando hai detto Dream Team? Allora ho detto che hanno fatto quelli da Champions City, io ho detto il Dream Team. Nel Dream Team c'eravamo anche noi. Corretto, abbiamo lavorato in sinergia con Comap che fungeva da sistema integrato, che ha supportato fin dall'inizio, fin dalle fasi di design, anche nel capire quali erano le peculiarità e le personalizzazioni che noi avevamo implementato sulla piattaforma precedente, e abbiamo voluto lavorare anche con i professional e gli advisory service di Genesis, perché per me era importante anche
provare a capire come la vision che avevamo noi in Europa del nostro contact center si sposasse con la vision che Genesis ha della piattaforma, anche in termini di evoluzioni future. Avere una piattaforma che, a differenza di quella che avevamo prima, che era ancora un premio, che out of the box è in grado di accendere funzionalità nel giro di pochi giorni, è stato per noi un boost importante in differenti fasi del progetto, perché abbiamo proprio potuto sperimentare e abbiamo potuto capire se quelle funzionalità erano davvero funzionali per noi, senza dover necessariamente aspettare sviluppi, integrazioni e così via. Ritornando a Comappa, abbiamo lavorato con loro fin da subito. Una cosa importante, secondo me, è durante tutti questi progetti hanno dei rischi importanti, hanno delle difficoltà che uno deve sostanzialmente mettere sul piatto ancora prima di incominciare il progetto, perché almeno nel nostro caso siamo andati a cambiare la piattaforma che era un po' il cuore pulsante della nostra azienda, quindi il contatto con il cliente, dove effettivamente si determina e si fa assistenza. Come in tutti i progetti abbiamo avuto delle difficoltà, soprattutto alla fine del progetto, quando poi avevamo anche le licenze dall'altra parte che andavano in notoriamente, quindi abbiamo dovuto sviluppare sul nuovo sistema. Anche alla fine del progetto, quando abbiamo raggiunto il massimo livello della difficoltà, Comapp è stata sempre al nostro fianco. Personalmente non ci siamo mai sentiti lasciati soli e hanno anche fatto uno sforzo che magari andava anche un po' al di là di quelli che erano stati gli accordi contrattuali. Io questo lo vedo un po' in un'ottica di partnership, è uno degli aspetti che io prediligo nelle società e nei sistemi integrati con i quali lavoriamo. Ottimo, a questo punto faccio una domanda a Matteo. Marco parla di partnership, di un rapporto che va oltre, no? Il rapporto classico cliente-fornitore. Ci racconti invece dal vostro punto di vista quali sono stati i challenge, perché Marco ha detto che i progetti non vanno mai come li abbiamo pensati, no? Ma ci sono sempre difficoltà e farli diventare di successo è un mezzo. Ci racconti come avete fatto a superare i challenge di questo progetto di successo da raccontarlo. Direi che è un challenge, fondamentalmente, lo dicevo un po' anche Marco prima, fatto il tempo, stava a San Dir, proprio perché c'era una milestone per dover spegnere la vecchia piattaforma Legacy, perché stavamo migrando tutti i servizi, e quindi questo è sicuramente un challenge importante. Secondo, penso, la complessità, la dimensione del progetto stesso, anche perché conoscevamo una piattaforma legacy fortemente customizzata e personalizzata, proprio perché è un po' una delle peculiarità di Europa Systems, la personalizzazione, lo vediamo prima anche nel filmato introduttivo. Fattore di successo, lo diceva Marco, lui parlava di sinergie, il lavorare fin dall'inizio gomito a gomito, e quindi il fatto di lavorare in maniera molto congiunta è già dalla definizione di tutto quello che poi abbiamo dovuto migrare, integrazioni comprese, sulla nuova piattaforma. Quindi questo penso che sia stato il fattore di successo che ci abbia poi portato a essere qui e dire che è stato un progetto di successo. Attenzione, non è stata una migrazione like for like, quindi in realtà nella fase iniziale abbiamo anche fatto una fase di analisi importante anche per la ridefinizione dei tuoi flussi di lavoro all'interno della realtà operativa di Europa Systems, mantenendo, ed è questo stato uno dei focus importanti, le personalizzazioni, quindi
che ha registrato ci ha permesso di poter fare tutto questo. Da ultimo, riprendo una cosa che diceva all'inizio Aida, perché penso che sia stato un altro dei punti importanti, quello dell'orchestrazione, che noi abbiamo riportato all'interno, a differenza della soluzione precedente, all'interno di Genesis Cloud, tutte le logiche di orchestrazione dei canali, dove prima erano invece distribuite su molte altre applicazioni. Quindi anche ancora una volta Genesis Cloud ci ha permesso poi di fare questo percorso assieme a Marco e assieme ai colleghi. Oh, grazie. Tra l'altro questo argomento è interessantissimo, cioè l'argomento di non replicare like for like, ma cogliere l'opportunità in un momento di trasformazione, di capire cosa può portare la tecnologia cloud e cercare di ridisegnare i processi. Raccogliere tutti i benefici sul tavolo e che man mano riesca ad avere sul tavolo proprio per le evoluzioni e per le prove poi che con loro abbiamo fatto anche in corso di progetto. Ottimo. Marco, io ho solo un'ultima domanda perché indovina qual è quella del futuro, quindi come vedi il futuro delle CIC in generale e per lui? Sarò bravissimo perché voi non lo vedete, ma questo è un segnale rosso che mi dice che il tempo è esaurito. Ma in questo momento possiamo andare lunghi 2 minuti. Allora, sarò breve anche perché mi ritrovo molto con quello che è stato detto precedentemente con i colleghi che mi hanno preceduto. Sicuramente l'intelligenza artificiale è arrivata in modo molto importante, funziona, perché noi abbiamo sperimentato effettivamente dei risultati sorprendenti. Secondo me dobbiamo conoscerla bene, dobbiamo capire bene qual è l'utilizzo che noi dobbiamo fare. Lasciamo perdere le decisioni, le deve prendere l'uomo, non le deve prendere l'uomo. Fermiamoci un attimino al dare al nostro cliente un servizio di qualità. Bisogna capire quanto con l'intelligenza artificiale riusciamo a dare servizi di qualità in quali contesti. In un'assistenza medica difficilmente riusciremo, come vi dicevo prima, a digitalizzare tutto. In un'assistenza auto è molto più facile, nel produrre contenuti informativi a beneficio del cliente è sicuramente uno degli aspetti che noi già stiamo, percorrendo dei progetti di artificial intelligence, è sicuramente uno dei punti fondamentali. Dall'altra parte, quindi qui parliamo di esperienza verso il cliente, molto importante anche l'employee experience, quindi lato agente, come l'artificial intelligence può supportare l'agente nel comunicare e nell'erogare servizi nei confronti del nostro cliente finale.